Ciak, motore, azione! L'idea di far nascere familiarmente, che è una rete di famiglie che si aiutano a vicenda, è nata dall'esigenza di rendere la famiglia protagonista. Desideriamo che ogni attività sia svolta in un clima confidenziale e familiare, e lo stacco tra familiarmente è perché riteniamo sia essenziale che le famiglie sviluppino quella che viene detta l'autoriflessività, ovvero la capacità di riflettere su se stesse, sui loro compiti, sulla loro funzione e sulla loro missione educativa. L'idea di costituire dei club giovanili per ragazzi e ragazze ci è venuta osservando delle realtà simili che sono presenti in altre città qui in Italia, quindi Roma, Milano, a Palermo, ma anche all'estero, e ci pareva interessante provare a realizzarle anche qui da noi. Però ci siamo accorti che non intervenendo a livello familiare, quindi costituendo un'associazione, cercando di coinvolgere il più possibile nel progetto educativo altre famiglie, rischiava di diventare semplicemente una forma di intrattenimento per i ragazzi e le ragazze che portava a poco in termini di ricaduta educativa. Solo la schiacciata, non solo. Dopo la morte di Cesare. Non è bene che voi sappiate quanto Cesare vi amò. Non siete di legno, non siete di pietra. Abbiamo proprio sperimentato che era necessario il coinvolgimento della famiglia e quindi abbiamo spostato un attimino l'ottica, centrando il tutto sulla costituzione dell'associazione familiarmente, di un'associazione di famiglie che gestiscono, quindi sono le prime protagoniste, sia per quanto riguarda poi le attività formative delle ragazze che dei ragazzi, quindi un'unica associazione che, seppur in maniera differenziata, ha la regia, dirige e coordina l'una e l'altra modalità educativa. Sono Elettra e il mio sogno più grande è quello di diventare una zoologa, perché mi piacciono molto gli animali. Sono Eleonora e il mio sogno è quello di diventare un architetto perché mi è sempre piaciuta tecnologia e matematica. Per me il mio ruolo nel club è un partecipante e lo sento come qualcosa mio perché ci faccio parte anch'io e mi piace farlo. E per te? Cioè io nel club poi faccio l'aiuto tutor per le bambine più piccole, quindi diciamo è un ruolo importante per avere diciamo un altro punto di riferimento oltre gli adulti. Per te il club è diverso rispetto al calcio? Fai delle attività che al calcio non te le fanno fare, sono più formative e comunque per essere un po' tutti insieme, mentre al calcio è solamente per vincere. Nell'ambiente sportivo c'è molto è molto legata alla competizione, ovvero si cerca di arrivare sempre meglio, di vincere, e mentre nel club non c'è assolutamente questo scopo, l'unico scopo è quello di divertirsi insieme, e anche se si arriva penultimi, ultimo sì, chi se ne frega, l'importante è che ci siamo divertiti. Il club Prato Boys e Rose Inglesi hanno dei punti d'unione e dei punti di divergenza. Sicuramente per entrambi è centrale la relazione, quindi la relazione tra i partecipanti, tra i bambini e le bambine con gli aiuto tutor e con gli adulti di riferimento. Chiaramente sono differenti le dinamiche e le modalità di relazione tra i ragazzi e le ragazze. Perché sto? Questa attività ha avuto una ripercussione importante per quanto riguarda il nostro essere famiglie, ci ha reso molto complici. E le può prendere tovaglioline per piacere. Buonanotte. Io penso che sia una fortuna che il club sia nato proprio
a partire dalla mia famiglia, sia quello delle femmine delle Rose Inglesi e quello dei Prato Boys. Brutto nuovo d'onore. Quando siamo agitati, quando siamo arrabbiati, quando siamo tristi, ascolta! La competenza di Teresa come psichiatra e psicoterapeuta è stata fondamentale nei contenuti del progetto educativo, in quello che è l'approccio con le famiglie che via via si avvicinano familiarmente, anche nell'approccio con i soggetti esterni. Magari la mia competenza è servita più con un lavoro dietro le quinte, gestionale, organizzativo di un'associazione che, partita piccola, pian piano ha assunto delle dimensioni che richiedono comunque una certa attenzione, un certo impegno di gestione. Quello che poi in realtà permette di avere un impatto vincente è proprio mettersi insieme ad altri, certo, in cordata, no? Cioè insieme anche marito e moglie. Il fatto di mettersi proprio in alleanza e quindi passare un po' il messaggio, siamo un po' tutti, no? Nella stessa barca, e vediamo cos'è che possiamo mettere in gioco per procedere, per andare avanti. Se fossi vostro amico, me lo prestereste per abbatterci gli alberi? Descrittivo. Sembra una montagna, l'Everest, il K2. Curioso, nessuno l'ha mai esplorato. Ci vorrà un anno per conoscerlo per intero. Quindi, nonostante tutto, ne vale la pena.